Roberto Longo succede a una personalità storica della cooperativa Città Solidale, Tommaso Mola, che a me corre l'obbligo ricordarlo, che è stato il portale di questa cooperativa. Oggi il presidente Roberto Longo fa un'altra iniziativa, oggi vi cimentate la presentazione di un libro, proprio in funzione di questo libro qua, la cooperativa come si pone di fronte, tra virgolette, ai matti per il calcio. Allora, innanzitutto mi piace dire e ci tengo a sottolineare che questo lavoro è la continuazione di quello che il nostro presidente Tommaso Mola ha iniziato molti anni fa. Ci ha lasciato un patrimonio enorme ed è nostra responsabilità, anche nostro privilegio, custodirlo e moltiplicarlo, ingrandirlo. Non si tratta di un patrimonio materiale, si tratta di un grande patrimonio a valore sociale, l'inclusione delle persone, in particolare di quelli che soffrono di disturbi psichici. La salute mentale stava molto a cuore a Tommaso, era diventato un esperto, sebbene non fosse questa la sua formazione, ma ci ha insegnato nel corso degli anni che questo tipo di malattia non si cura soltanto con i farmaci. I farmaci sono necessari in una certa misura e non diciamo di no, ma ciò che aiuta veramente queste persone, e ci tengo a sottolineare il termine persone, è che siano trattati come tali. Quest'anno ricorrerà il 40° anniversario della legge Basaglia, la legge che nel 1978, il 13 maggio, ha determinato la chiusura dei manicomi. Tommaso in quel tempo cominciò ad attivarsi e credette in questa grande rivoluzione. Crazy for Football è un'impresa pazzesca per delle persone che la società considera non all'altezza di poter giocare in un campionato mondiale. Ma questi ragazzi hanno dimostrato, e sono molto simili ai nostri, perché più o meno tutti si portano dentro gli stessi timori, le stesse paure, sentono che la società li considera un pochino diversi dagli altri. Questa sfida dimostra che si può uscire dal proprio guscio, che questa lotta si può vincere e che non si guarisce con il calcio, ma il calcio permette di socializzare e queste persone di essere accolte nella società, quello che noi vogliamo e quello che voleva Tommaso. Questo è un libro che viene da un documentario fatto con Wolfgang De Biasi, che ne è il regista, che ha vinto l'anno scorso il David di Donatello. Racconta la storia del primo mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici che si è giocato a Osaka in Giappone. E racconta la storia di questa armata Brancaleone che siamo io, Wolfango, Santo Rullo, lo psichiatra, Vincenzo Cantatore, pugile ex campione del mondo, e Enrico Zanchini, che è l'allenatore di questa squadra, per mettere in piedi in tempi record, in 40-45 giorni, una nazionale italiana che non esisteva per andare in Giappone a giocare questo mondiale. Quindi 70 pazienti psichiatrici da tutta Italia vengono convocati a Roma per fare un provino, trovano appunto da accoglierli un pugile ex campione del mondo, un ex giocatore di Serie A di calcio a 5, che è questo Enrico Zanchini, fantastico romanaccio che tratta i ragazzi con molta foga, ma anche insomma trattandoli come atleti, facendoli sentire degli atleti, e vengono selezionati e devono poi in 10 giorni di allenamento intensivo diventare una squadra per poi andare in Giappone a disputare questo primo campionato del mondo. Ed è la storia di come poi questi ragazzi battono fondamentalmente il nemico più duro da sconfiggere, che è la solitudine, come questi ragazzi appunto diventano una squadra e quindi smettono di essere uno e diventano un noi, e questo noi un po' li cura. Dal suo libro queste persone, questi che hanno dei problemi di inserimento sociale e quant'altro, col suo libro quale messaggio può dare? Il messaggio è molto semplice, che non c'è un noi e un loro. La salute mentale è qualcosa che riguarda tutti. La malattia psichiatrica capita più o meno a una persona su 70, secondo le statistiche, ma la salute mentale, un problema di salute mentale in Italia capita a una persona su 5. Quindi una persona su 5 in Italia ha o avrà nel corso della sua vita un problema di salute mentale, che non vuol dire che starai male, ma vuol dire che avrai un problema e dovrai essere aiutato a superarlo.
Non c'è una differenza tra noi e loro. Io e Wolfgang non ci siamo mai sentiti così distanti. Non è un incontro con un altro, è un incontro con persone che sono simili a te per tante cose e che hanno avuto delle difficoltà nella vita. Ruben, il capitano della squadra, un ragazzo di 20 anni, bravissimo, un campione a giocare a calcio, è un ragazzo che ha avuto dei problemi in famiglia. Suo papà è stato male e lui a 13 anni si è trovato a fare, diciamo, il padre di suo padre, che era rimasto paralizzato. Questo l'ha portato a isolarsi, a chiudersi, e gli ha creato dei problemi che, diciamo, non voglio dire sono stati curati con il calcio, ma il calcio ha dato a lui l'occasione di tornare dentro la società, una società da cui era uscito, e l'ha fatto stare meglio. Adesso è un ragazzo come tutti, che va a scuola, è tornato a studiare, è tornato a lavorare, ha una quotidianità come quella che abbiamo tutti noi, insomma. Noi adesso questa cosa vogliamo farla diventare un appuntamento fisso. Noi adesso faremo un mondiale a Roma il 13 maggio del 2018, nel quarantennale della legge Basaglia. La legge Basaglia ha chiuso in Italia, primo paese al mondo, i manicomi, però rimangono da chiudere i manicomi in tantissimi altri paesi, e soprattutto in Italia dobbiamo chiudere tutte quelle case dove ragazzi come quelli che noi raccontiamo nel libro, come Stefano, come Ruben, come Luis, come Sandrone, stanno chiusi a non cimentarsi più con la vita, stanno nei loro letti con le tapparelle chiuse, le finestre chiuse, avvolti nelle coperte, e smettono di cimentarsi con la vita. Noi vogliamo andare a prendere quei ragazzi uno per uno e li vogliamo riportare dentro un campo di calcio, a incontrare gli altri e a incontrare se stessi. Fra pochi giorni ci sarà il quarantennale della chiusura dei manicomi in Italia, dove il dottor Basaglia riuscì, dopo tante difficoltà, a chiudere i manicomi in Italia. Oggi, con questo libro, lei ritiene, in quanto psichiatra, che il calcio possa risolvere il problema della psichiatria? Innanzitutto, noi il 13 di maggio festeggeremo il quarantennale con il calcio d'inizio della seconda edizione del campionato del mondo di calcio a 5 per pazienti psichiatrici. La festeggeremo con altre 10 nazioni. E sono 10 nazioni nelle quali esistono ancora gli ospedali psichiatrici, per cui noi lo diamo un po' come assodato da un punto di vista formale la chiusura del manicomio, ma ci sono nazioni che parteciperanno come il Giappone, la Francia, la Spagna, il Perù, l'Argentina, che sono ancora, la cui assistenza psichiatrica ancora non prevede il totale diritto alle cose semplici di ogni giorno. Lo sport per noi rappresenta un po' tutta l'attività che può essere svolta da una persona normale, no? E quindi recuperare il diritto alla normalità, il diritto alle cose che fanno bene, e fanno bene a noi che ancora non soffriamo di disturbi mentali, perché ricordo sempre che nella vita il 25% delle persone possono incorrere in un disturbo psichiatrico, per cui dobbiamo essere pronti, no, ad affrontare questa cosa, e quindi a ricordare che l'inclusione, prima ancora che una buona azione nei confronti di chi soffre, è una buona azione nei nostri confronti, insomma è una preparazione a vivere meglio la nostra salute mentale. Quindi lei consiglia di leggere questo libro per avere una cultura e poter aggiornarsi per quanto riguarda la psichiatria nel contesto sociale. Senz'altro, il libro tra l'altro è molto ben scritto ed è un romanzo, per cui c'è proprio la passione degli autori che hanno vissuto l'esperienza ma che l'hanno anche romanzata, per cui il libro scorre molto bene, il libro è anche divertente, ma fa molto, molto pensare, no? Perché i disturbi psichiatrici non sono malattie del cervello, i disturbi psichiatrici sono disturbi della funzione della mente, e quando tutti noi, che può capitare a tutti, di esagerare con una propria funzione della mente e ritrovarsi da particolarmente oculato a ossessivo. Assessore, solo una domanda semplicissima. L'amministrazione comunale è molto attenta a queste attività sociali, in questo caso per Città Solidale, che sta presentando un bellissimo libro. È un'iniziativa meravigliosa, noi dobbiamo comprendere che dobbiamo anche cambiare la nostra mentalità, la nostra cultura, che è quella a volte del pregiudizio. Dobbiamo eliminare questo dogma che abbiamo nei confronti delle persone diversamente abili, perché da loro comunque nascono delle esperienze bellissime, così come il caso di questo libro.
e di conseguenza loro hanno delle risorse bellissime interne e noi comunque dobbiamo essere bravi a scoprirle. Quindi eliminiamo questi pregiudizi che magari ci hanno accompagnato nel corso degli anni precedenti e apriamo le nostre menti, i nostri cuori a queste persone che comunque hanno veramente tanto da offrirci e noi abbiamo tanto da imparare.